comincio, vai. Il prossimo pezzo l'ha scritto un tale che si chiama Aldo Biomalli, e il nome dice tutto. E si chiama... si chiama Affanculo. Non è Masini, eh? Ah, Affanculo con la piccola amministrazione quotidiana. Un pezzo di pane per te, un pacchetto di margarina. Quanto hai guadagnato oggi? Affanculo con l'affitto e il padrone di casa, la città dove abiti, i debiti di ieri, di oggi e di domani. Affanculo con la pioggia, con la bella giornata di sole, con il consumo d'alcol, marijuana, piatto vegetale o carne in scatola. Affanculo col viaggio in treno, in aereo, con l'urlo degli amici dispersi, con denti putrefatti e gangli nelle mani. Affanculo con tutto quello che si doveva fare e che non si è fatto. I mondi non visitati, le religioni non scoperte, i sentimenti non coltivati. Affanculo con le carriere letterarie e quelle ministeriali, le nuove Atlantidi, le collezioni d'arte, i soldi da guadagnare. Affanculo con il successo e i milioni di persone, gli applausi, bravo, bravo, sei proprio bravo. E la rivoluzione, grandiosa serata e grandiosa scopata. Affanculo con l'appuntamento mancato, un lavoro perso, un lavoro trovato, un lavoro. Affanculo con gli alti e bassi, giochi di potere, corsa del topo in città, brillando forze, alzando mani, ve l'avevo detto in più, mamma. Non ci stava. Affanculo con lo stomaco vuoto, l'aria putrescente, il sole demente, civiltà scomparse, madonne vergini, cristi masochisti, chiese e circolo privato. Affanculo con lo Stato, la piccola, la grossa borghesia, la media borghesia, la retorica del proletariato, la nobiltà, menti in prigione, lame a doppio taglio, prego. Affanculo con questa dimensione che comporta questo pensiero, che comporta questa limitazione, la mia non è una costruzione, è solo un bel modo di sbattervelo in faccia. Sweet. Affanculo con il passato. Tutte le immagini create, tutte le impressioni ricevute, tutte le battaglie compiute, affanculo con tutte le ideologie, i vari sistemi, i punti di vista, le varie sintesi, le varie esperienze, le varie situazioni. Affanculo con tutto questo. Io, e penso pure loro, abbiamo voglia di chiudere gli occhi e immergerci nel pieno silenzio appena finito il livello. E quindi... signore e signori, si alzino le vele.